Arianna Mortelletti, nipote di Andrea Camilleri, alla sua prima prova narrativa è stata l'ospite dell'ultimo appuntamento dell'edizione di ottobre di Zenzero Fest con il suo libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. Mi sono ispirata alla sua condizione di coma, nonno è stato in coma per un mese intero dal 17 giugno al 17 luglio del 2019 e quindi chiaramente questa è un'esperienza che insieme al dolore mi ha fatto avere una certa curiosità nei confronti proprio di questa condizione che io ho potuto però indagare solo attraverso l'immaginazione, quindi provando a mettermi nei panni di una persona in coma. Questo romanzo mi ha permesso finalmente di ricordare nonno con il sorriso, anche di lasciarmi alle spalle questo suo ultimo mese, quindi questa esperienza molto dolorosa e di avere solo ricordi felici con lui. Altro protagonista della rassegna, François Morlupi con il suo libro Formule Mortali, un'occasione per conoscere meglio i già noti 5 di Monteverde. Questa è la loro prima indagine, dunque posso dire che sono 5 stelle che appartengono alla stessa galassia, ma non c'è molta interazione, è il loro battesimo di fuoco, ci sarà dopo nelle indagini successive che sono tra l'altro già uscite perché questo è un prequel a tutti gli effetti. Tutto parte dalla scoperta di questo cadavere, di questa persona orribilmente mutilata e i suoi arti vanno a formare una celebre formula fisica, in questo caso di Einstein. Dunque i nostri 5 poliziotti, 5 di Monteverde, oltre al fatto di dover risolvere ovviamente chi ha ucciso e perché, dovranno anche capire la connessione eventuale con questa celebre formula.